Dobbiamo impegnarci. La situazione è critica, il governo c'è, ma ciascuno deve fare la propria parte e tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile. Dunque il Premier Giuseppe Conte si appella alla responsabilità degli italiani. Il nuovo DPCM, illustrato ieri sera in conferenza stampa, prevede una sorta di coprifuoco deciso dai sindaci in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti. E ancora didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibili turni pomeridiani per le classi. Un provvedimento scritto dal governo dopo un lungo confronto con le regioni e gli enti locali che interviene sulla movida, ma nel contempo tutela chi rispetta le regole. Bar e ristoranti che chiuderanno a mezzanotte, ma massima attenzione a quei luoghi esposti a maggiore rischio di assembramento e che non hanno posti a sedere. 4 miliardi previsti per il ristoro, ma non più a pioggia, ha precisato Conte. Inoltre palestre aperte, come volevano i governatori, ma con riserva. Una settimana di tempo per adeguarsi in maniera rigorosa ai protocolli. Gli sport di contatto a livello amatoriale, come calcetto e basket, restano vietati, con uno stop anche per le relative associazioni e scuole per bambini e ragazzi. Il calcio dilettantistico resta attivo fino alla prima categoria. Il governo è intervenuto anche sul trasporto locale. La quota di persone smart working sale dal 50 al 75%. Non ci sarà una riduzione della quota di riempimento dei mezzi, ma l'adozione di misure per un maggior controllo sulle banchine delle metropolitane per agevolare i flussi di salita e di discesa. Cambia anche il calendario sugli orari delle scuole, ulteriori scaglionamenti anche con eventuali turni pomeridiani e l'ingresso non prima delle 9. Così si punta a limitare il rischio caos nelle ore di punta. La scuola in presenza è fondamentale per tutti, ribadisce con forza la ministra Azzolina, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado. Collaborazione con tutti, con gli enti locali, con sia i comuni sia la provincia, quindi noi riporteremo i nostri studenti e le nostre studentesse a settembre a scuola. Questo sarà possibile grazie